Ciao a tutti amici di YouTube e benvenuti in questa nuova intervista doppia. Ogni tanto mi piace parlare con qualche YouTuber che magari conosco un po' di più e che soprattutto abbia a che fare un pochino con il mio canale, con le cose di cui mi occupo anche io. E oggi voglio presentarvi uno YouTuber veramente eccezionale. Si chiama Matteo Leonetti. Se non lo conoscete, conoscetelo. Se non lo sapete, sapetelo. E se non lo quagliate, quagliatelo. Un saluto alla marionetta matta e a tutti quelli che stanno guardando, cioè tutte le marionette coi fili. Via con l'intervista doppia. Il mio canale si occupa di disegno digitale, soprattutto nello stile manga, che è un po' lo stile con cui sono cresciuto io. Faccio speedrun, parlo di programmi per poter disegnare in digitale e soprattutto tengo un corso di disegno manga. Adesso siamo al terzo anno, siamo al volume 3. Il mio canale YouTube si occupa prettamente di adattamenti in italiano, cioè da tutto quello che riguarda gli universi sia degli anime giapponesi che dei videogame, io li riarrangio, li ricanto in italiano, così almeno la gente capisce il significato e al concetto. Uno può cantare. In realtà non ho scelto di disegnare manga, posso dire di aver iniziato un po' così per gioco, un po' per noia, un po' per solitudine anche, perché quando ero piccolo ero molto molto timido, stavo sempre davanti al televisore, non mi andava, non ce la facevo ad uscire con i miei amici, non mi sentivo all'altezza, non lo so, c'era qualcosa che non andava in me, qualcosa di oscuro. E quindi a forza di stare davanti al televisore, davanti a Bim Bum Bam, iniziai piano piano, lentamente ad innamorarmi dello stile manga e a disegnarlo. Perché nessuno lo avrebbe fatto in maniera seria e professionale, perché in Italia non esiste uno spettacolo dedicato a questo tipo, diciamo, di musica, a questo genere, specialmente nel live, cioè per locali, palazzetti, fiere. Un sacco di gente ama questo genere, ma non c'è nessun artista che lo porta live for you. Come no, io faccio anche i concerti, tutte le domeniche faccio i concerti nella mia parrocchia. Alleluia, 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 alleluia. Come no, infatti ho portato adesso qua un autoritratto per voi, questo l'ho disegnato io quando ero in Albania, invece no. No, me l'hanno fatto, la mia versione dei mostri. E no, da piccolo però ero più bravo, mio padre faceva il disegnatore tecnico, invece poi alla fine ho perso anche questa. Io suono la chitarra, devo dire che ho imparato piuttosto tardi perché avevo all'incirca 26 anni. Tutto iniziato con Guitar Hero perché avevo comprato questo gioco con tanto di chitarrina e quindi insomma mi divertivo, mi appassionava tantissimo. Poi era il periodo in cui andava forte Nana, il manga di Hayazawa, quello che parla delle rock band, insomma la fusione di entrambe le cose mi ha fatto venire una voglia incontrastata di suonare la chitarra e quindi ho iniziato. 7 anni di batteria, 2 anni di campanelli quando facevo il testimone di Geova e soprattutto le ascelle. No, basta, solo la batteria, 7 anni di batteria. Penso che per certi versi possa essere un trampolino di lancio per chi vuole insomma sfondare nel canto. Insomma, tutto ciò che è visibilità fa senz'altro bene alla crescita artistica. Poi per carità, so benissimo che se firmi con quel dato talent poi sei legato per i primi anni, insomma strettamente legato a quella data, casa discografica e bla bla bla. Però ragazzi, credo che anche al di fuori dei talent devi firmare dei contratti, eh. L'unica cosa che mi dispiace è che in questi talent show si punti molto sulla, come dire, sulla voce e sulla rappresentazione vocale di canzoni che già esistono. Invece io vorrei vedere magari un talent che tira fuori dei cantautori, perché oggi in Italia veramente mancano. C'è proprio carenza di cantautori. Sono coloro che hanno catalogato e soprattutto hanno ucciso tutto ciò che è la creatività e l'innovazione musicale italiana, anche perché è una fabbrica che sforna ogni anno la stessa cosa, passandola come se fosse innovativa. Ho finito da poco tutta la serie di Sword Art Online che mi sono bevuto così tutto d'un fiato e ho seguito una bellissima serie TV, è un anime minore però è veramente molto bello, si chiama Planetes, lo trovate su Vid e è tutto in italiano, ambientato in un futuro possibile, veramente bello, ve lo consiglio. Re Zero, me lo sono mangiato. Non aggiungo altro, guarda. Penso che siano veramente dei ragazzi in gamba, l'essere riusciti a trasformare quella loro passione in qualche cosa di così grande che comunque anche accomuna, che permette di socializzare, insomma è veramente una cosa bella. Che sono una figata, eh? Se no la gente che va a fare viene. Viva i cosplayer, anzi ci sono anche nel mio spettacolo, ho più di 4 ballerine perché arriva a 6, ho 6 cosplayer, una più bella di un'altra. Naturalmente la più bella cosplayer è la regista.
Io non ho mai fatto cosplay perché mi vergogno da cani, mi sono sempre vergognato e poi, come dico sempre a Serena che cerca di convincermi che ne so, qualche volta a travestirmi, che non c'ho la faccia, non c'ho proprio la faccia da cosplayer. E adesso non c'ho manco l'età, eh. Il villaggio turistico, quando facevo l'animatore, io facevo Gesù Cristo, però non so se può essere definito un cosplay, devo chiedere alla regia. Vediamo, facciamo Gesù. Su un'isola deserta. Su un'isola deserta, se voglio sopravvivere almeno fino a quando non vengono a ripescarci, direi Chopper, perché comunque sia, un medico fa sempre bene in quelle occasioni e poi c'ha gli amici pirati che prima o poi ti ritrovano, eh. Yoko, dell'anime Gurren Lagann. Non mi chiede perché, perché è una professoressa, perché ha un fucile lungo 2000 metri e perché è figa. Da poche settimane è iniziato il terzo volume del corso di disegno manga e quest'anno ci occupiamo di sfondi, ambientazioni, tutto ciò che si trova alle spalle dei nostri personaggi, perché quelli ormai, bene o male, insomma, abbiamo imparato a disegnarli. Inoltre, con la classe matta del 2016 stiamo portando avanti il progetto Iki, che è praticamente un manga che stiamo facendo tutti quanti insieme e che poi porteremo, pubblicheremo su Google Play il 25 dicembre. C'è tempo, eh? E poi vorrei tirar fuori quel progetto che ho iniziato a costruire l'anno scorso, ovvero il gioco di società per disegnatori. Una sorta di gioco di ruolo stile Dungeons & Dragons in cui ci si combatte a suon di disegno. Anche quello è un progetto ambizioso, però ci sto lavorando, ragazzi. In questo momento sto portando avanti, come sempre, le tre rubriche principali del mio canale, che sono Anime Italian, CMG e il The Quest. Ricordiamo che il The Quest è la rubrica della gente, cioè qualunque canzone che venga commentata di più, io la dovrò realizzare per forza. Quindi venite sul canale, commentate, scegliete la vostra canzone, qualunque canzone, anche al di fuori degli anime o dei videogame, io la produrrò per voi. Questo è il The Quest. Il canale continua e soprattutto continuo nei concerti live in giro per l'Italia, 16 ottobre a Camerino. Se il video esce, che io ho già fatto il concerto, ci vediamo a Lucca. Io ringrazio Matteo per essersi prestato, insomma, a questo gioco. Andate a vedere il suo canale, lascerò il link in descrizione a questo video. Andate a sentire alcune canzoni che ha doppiato, è veramente in gamba. Ciao Marinetta Manta, poi quando farai un fumetto su di me, ricordati che ogni due pagine una deve essere bagnata per la S sexy. Anime Italian a propulsione! Quindi grazie Matteo, grazie di cuore per esserti prestato a questa collaborazione e noi ragazzi ci vediamo un prossimo video. Un bacio a tutti i matti del mondo. Mua.